Invece, per il tutto, salutiamo prima l'onorevole Di Pietro, porti un saluto a Luigi De Magistri. Saluto di Cattolica. È vero, l'onorevole Orlando sottolineava come sia importante che questa coalizione abbia basato il proprio messaggio sull'idea, sul confronto con i cittadini. Io ieri ho partecipato ad un all'ennesimo confronto tra Enzo Carfore e Massimo Iodice, ieri ad Arpino, e a me di tutte le cose che insomma poi si sono detti è balzata all'occhio una cosa importante. La diversità di espressione dei due candidati. Ieri Iodice aveva una faccia tesissima, stanco, nervoso, irascibile, invece vi posso dire, Enzo ha la stessa espressione da come ha iniziato la campagna elettorale, segno che la tranquillità, l'onestà, la libertà pagano tanto. Io, l'onorevole Orlando ha ricordato i morti, i militari in Libano, i feriti in Libano, io invece voglio ricordare un fatto tragico che è accaduto oggi pomeriggio. Qualcuno di voi ricorderà il turista americano rapinato a Napoli, al porto di Napoli l'altro giorno. Io sto introducendo l'unico leader nazionale che è delle nostre parti, ha origini napoletane, l'onorevole Diodato, ma insieme a voi appunto volevo ricordare come sia assurdo che nella nostra città muoia chi dovrebbe venire a portare invece economia, dovrebbe venire a portare benessere. Io vorrei rivolgere a questo turista americano, che purtroppo non ce l'ha fatta, Loreto Mare, un grande applauso. E su questo applauso io do la parola all'onorevole Pietro Diodato. Buonasera, grazie. Grazie a Enzo Carfora per l'invito. È un onore per me stare qua. E mi assale anche un po' di tensione. Vi spiego anche il motivo. Io provengo dalla destra storica, io provengo dal Movimento Sociale Italiano. E consentitemi la battuta, vi racconto questo aneddoto. Quando ero ragazzo mi dicevano nel partito, mi spottevano quelli più anziani, tu morirai democristiano. A guardare gli amici che stanno sul palco e Di Pietro che è andato via, c'è rischio che mi vada peggio. Quindi ecco perché stasera, diciamo, è la prima volta che mi capita l'occasione di prendere parte ad una manifestazione conclusiva con esponenti politici che potrebbero di primo acchito costituire un'anomalia. Io però credo che a Casoria, ma già l'ho detto qualche tempo fa, non si sia messa in piedi una contraddizione, non si sia sperimentando un'anomalia della politica, ma credo che Casoria possa essere considerata un grande laboratorio politico che probabilmente nel prossimo futuro dovremmo sperimentare anche in altre realtà locali, non solo della provincia di Napoli. Ma io ci credo ancora di più a questa battaglia a Casoria perché conosco alcuni fatti e so bene che l'altro competitor candidato sindaco nel ballottaggio che si contrappone a Enzo Carfora è il prestanome di soggetti pregiudicati che al di fuori del comune di Casoria intendono mettere le mani sulla città. Io provengo da quegli ambienti politici e se sono stato costretto ad abbandonare quegli ambienti politici e sono stato per certi versi fatto fuori da quegli ambienti politici è perché sono anni che combatto quel malaffare non solo all'interno ma anche pubblicamente, denunciando qual è la degenerazione della politica che fa capo a certi soggetti. Certi soggetti che hanno provato ad allargarsi ad Acerra, hanno provato ad allargarsi a Casalnuovo, hanno provato ad allargarsi a Casavatore, hanno provato ad allargarsi a Castito, senza mai uscirci.
Ed oggi è il turno di Casoria. Allora davvero a Casoria c'è bisogno di resistenza. Davvero a Casoria c'è bisogno di fare fronte comune affinché domenica e lunedì questa melma fangosa che affonda le radici in un passato politico torpido non metta le mani sulla città di Casoria. Ed è questo il motivo per cui noi non abbiamo avuto preoccupazione nel sostenere una coalizione ed un candidato sindaco al primo turno e a maggior ragione al secondo turno, che costituisce invece la contrapposizione al malaffare e può veramente offrire a Casoria una prospettiva di sviluppo. Perché io, attraversando stasera a Casoria, ma io vengo da Pianura, dove la discarica c'è stata dal 1952 fino al 1995 ed è stata la più grande discarica d'Europa, so che cosa significa avere cumuli di spazzatura come quelli che ho visto attraversando Casoria. E c'è un solo responsabile, al di là delle responsabilità precedenti del centro-sinistra, di Bassolino, commissario e quant'altri. Da due anni a questa parte c'è un solo responsabile che nessuno ha avuto il coraggio di denunciare pubblicamente, del presidente della provincia di Napoli. Perché sono due anni che avrebbe dovuto individuare, perché la legge imponeva la provincializzazione, quindi imponendo la provincializzazione obbligava la provincia di Napoli ad individuare una o più discariche nel territorio della provincia. E quindi per talune ragioni, non solo di carattere politico, ma anche di altro genere, non si è mai avuto il coraggio e mai si è voluta individuare una sola discarica nella provincia di Napoli, così come tutti gli impianti che avrebbero dovuto portare a regime il ciclo integrato dei rifiuti. E quando si sono resi conto che avevano fallito, per evitare che gli venisse addossata pubblicamente la colpa di questo fallimento, hanno modificato la legge per cui le discariche non si individuano su base provinciale ma si possono individuare anche su base regionale. Ma era troppo tardi ed oggi noi paghiamo uno scotto altissimo in tutti i territori della provincia di Napoli, nella città di Napoli, dove di fronte al molo Beverello ci sono cumuli di rifiuti che arrivano al primo piano e si dipanano per decine e decine di metri lungo le strade che i turisti, e non solo i turisti, perché non è detto che i napoletani non debbano avere quel grado di civiltà attraverso la pulizia della loro città. Allora questo è il più grande fallimento del presidente Berlusconi, bisogna dire. Era venuto nel 2008, ci aveva tolto in pochi giorni i rifiuti dalla strada e disse che c'era stato il miracolo della sparizione della monnezza. A distanza di due anni, come dicono molti napoletani, questo è stato la monnezza di tutti i miracoli. E allora è un motivo in più perché Enzo Carfora vinca, perché le liste che sostengono Enzo Carfora diano il massimo contributo domenica e lunedì, perché io da esponente del Terzo Polo, qua al fianco c'è uno dei leader del Terzo Polo, insomma sono, diciamo, un esponente in sedicesimo rispetto alla figura del senatore Rutelli. Noi lunedì, quando leggeremo i risultati a Napoli e a Milano e in molte altre città d'Italia ed anche nella provincia di Napoli, probabilmente assisteremo all'implosione di questo grande pachiderma che inizialmente ha entusiasmato anche me, perché io sono di cultura tatarelliana, io sono allievo di Pinuccio Tatarella e ricordo all'epoca cosa non fece Pinuccio per trattenere Antonio Di Pietro nel centrodestra. Non ci riuscì perché i meccanismi furono alti e venne espulso Antonio Di Pietro. Ma oggi credo che quella stagione si sia conclusa ed archiviata da tempo. È arrivato il momento di un'altra stagione che deve partire dal basso, deve partire dalla gente per bene, dalla gente che sostiene candidati a sindaco che hanno cultura, storia e tradizione di buon governo, di buona amministrazione, di trasparenza e di correttezza nell'amministrazione della cosa pubblica. Questo è Enzo Carfora, c'è il nostro sostegno, ci deve essere anche il vostro. Grazie.